Daniele, oggi è veramente una giornata stupenda per te, perché non soltanto la professionalità, la realizzazione, il top score della partita, ma l'impegno profuso fino all'ultimo secondo. E abbiamo visto fior di giocatori come Occhini, Luigi, grande giocatore, grande realizzatore, però ha corso soltanto un tempo, il primo quarto, poi è sparito, perché chiaramente è emerso colui che ha dettato i ritmi di gioco. Allora, che partita è stata per te dal campo? Allora, innanzitutto dal punto di vista anche emotivo non è stata una partita semplice, perché ho giocato 7 anni appunto a Sieve, quindi non è stato per niente semplice. Siamo stati bravi fin dall'inizio a approcciarla bene, sia in attacco, non tanto in difesa, ai primi 2 quarti. Anche se poi nel 3° quarto siamo rientrati molto più aggressivi, infatti credo sia finita meno 15, cioè abbiamo realizzato meno di 15 punti sia noi che loro, diciamo un po' gli animi tesi al rientro in campo. Siamo stati poi bravi nel 4° quarto a mantenere quel poco di vantaggio che avevamo e a concretizzare anche quei pochi canestri che siamo riusciti a fare. In difesa, devo essere sincero, 4° quarto abbiamo un po' alzato i ritmi e siamo riusciti appunto a portarla a casa. Il nostro capitano Claudio Castelli. Claudio Castelli, un nome, una storia, un nome, no, diciamo così, chiaramente. Hai portato alto, la tua famiglia sta portando il nome di Arezzo veramente nel mondo dello sport. Tu stai portando in alto la formazione, perché oggi il compito tuo era difficile, e il tuo ingresso in campo ha coinciso con l'annullamento dell'avversario. C'è un Occhini Luigi che è il miglior realizzatore, si è visto che a lungo andare la tua presenza l'ha oscurato. Allora, che partita è stata secondo te? Sì, ora a parte siamo stati grandi tutti, secondo me abbiamo fatto una partita esemplare stasera, ma d'atteggiamento, di presenza proprio in campo. Quindi questo è quello, secondo me, che questa squadra deve fare tutte le giornate, non stasera. Stasera eravamo in emergenza, ce n'era ancora bisogno. Anche io sono contento, poi fortunatamente conosco Occhini da tanto tempo, che anche se è un po' più grande di me, però ci gioco contro da una vita. Quindi avevo la fortuna già che sapevo un pochino, lo conoscevo, però stasera ero abbastanza carico, quindi sono contento che è andata bene, però sono contento per la squadra, perché tutti hanno dato il miglior contributo che potevano dare, anche Magelli, che è un giovane del 2004 che si trova a entrare in una partita tesa così e non ha sfigurato, anzi è stato in un momento di difficoltà, ha dato il suo aiuto. Quindi quando una squadra va così significa che è nella buona strada, ora bisogna solo continuare così e dare il meglio.